Sì, riparte finalmente, finalmente il turno di questo bellissimo e fantastichissimo. Ma i valori non erano questi. Questo bellissimo strumento, sì, erano questi valori. Che si chiama il cammello, no, si chiama LB302. Bello questo. Registrare a 16 frame per secondo è fantastico perché ci sono tutte le finestre che si muovono così. Bene. Scusate la qualità dell'audio di tutti i video, però era complicato settare il microfono. Questa volta invece il microfono è perfetto sulla scheda audio da cui viene registrato, che si trova su uno degli amplificatori, in questo momento spento, sul tavolo, sullo stesso tavolo in cui si trova monitor, computer e in particolare il portatile trasmesso HDMI con il monitor che utilizzo quando è fisso. Benissimo, questa è la sessione attuale. Ma nonostante questo siamo tutti pronti per cominciare una nuova puntata, finalmente, della guida di NMS Italia. Questa volta, come abbiamo detto, parliamo di questo che viene presentato come una imitazione incompleta del TB303 ed è monofonico. Che vuol dire monofonico? Significa che può suonare una sola nota alla volta, in particolare utilizziamo questo strumentino fantastico. Come vedete anche se io tengo premuto una nota e ne suono delle altre, suonerà prima quella che ho suonato dopo, e poi quando lascerò quella, se tenevo ancora premuta l'altra, ricontinuerà a suonare l'altra. Bene, ma come funziona questo strumento? Bene, prendiamone uno, diciamo di default, quindi prendiamo la nostra Instrument Plugin, si presenta così, bene, molto simile a quello che in realtà avevo utilizzato perché infatti in quello ho cambiato veramente poco. Allora, per cominciare abbiamo il cammello con il nome, è la scritta Bass Synth, è un sintetizzatore di basso, ma tranquilli che lo potete utilizzare per tutto quello che volete, è stato utilizzato per le cose più disparate. Nella prima parte vediamo le onde, le varie forme d'onde che possiamo utilizzare, che sono divise in due parti. Le prime sono quelle classiche che venivano utilizzate prima, e dopodiché sono state aggiunte queste altre quattro che sono, come dicono loro, band limited, quindi a banda limitata, ossia non fanno, diciamo, suoni che non volete, sono corretto, non è sporcato da altre frequenze che la frequenza di ampliamento tipica non può gestire. Quindi infatti questa era onda dente di sega a banda limitata. Questa è quella non limitata. Ora vi consiglio di andarlo a vedere direttamente voi sul vostro programma e andarlo a sentire per bene. Sentirete una sorta di rumorino di sottofondo. Chiaramente le uniche onde a banda limitata disponibili sono quella a dente di sega, quella a onda quadra, quella triangolare, per motivi che non mi sono molto chiari, e questa Moog. La Moog suona molto come quella a dente di sega perché, diciamo, ba è basata su quella a dente di sega. Per quanto riguarda le altre, abbiamo quella non banda limitata a dente di sega, triangolare, quadra, è Moog, dopodiché abbiamo questa che è una sorta di, è un'onda quadra arrotondizzata. Questa è l'onda quadra normale. Insomma, è più vicina all'onda a denti di sega. Poi abbiamo quella sinusoidale. Poi abbiamo quella a picco, l'esponenziale. E poi abbiamo il rumore bianco. Bene, concentriamoci su quella che possiamo capire di più, che è quella dente di sega a banda limitata. Perfetto. Io però ho bisogno di aumentare un pochettino il volume della cuffia. Ok. Dunque, dopo le onde, nella prima scheda abbiamo lo slide. Lo slide è lo slide decay, cioè il decadimento dello slide. Lo slide cosa fa?
Se voi state suonando una nota e subito dopo ne suonate un'altra legata, allora vi porterà da quella nota all'altra. Quindi se noi aumentiamo lo slide molto, che non lo fa perché bisogna che lo attivi, c'è bisogno di attivarlo, c'è questo pulsantino slide qui sotto. Ora l'ho attivato. Lo slide non funziona quando voi lasciate una nota mentre ne state premendo un'altra. Per farlo funzionare dovete ripremere la nota. Quindi sto premendo il re, premo l'altro re mentre sto premendo il primo re, lascio il re basso e ho ripremuto il re basso e sono tornato al re basso. Se invece faccio questo, lui salta direttamente al re basso. Quindi questo è come funziona lo slide, riportiamolo normale, questo è come suona quando è normale. Abbastanza buono già di per sé, però in questo momento nello slide lo togliamo perché è più difficile capire il resto se abbiamo lo slide acceso. Seconda scheda parla del filtro. Ok, il filtro può essere di due tipi, quello semplice o quello, diciamo, quadruplo, 24 dB. La differenza è che l'effetto del filtro si sente un pochettino di più. Chiaro. Con questo filtro abbiamo la frequenza di taglio. Se avete una frequenza di taglio molto bassa, le note più acute si sentiranno di meno. Ma questo diciamo che è quasi ovvio. Poi abbiamo la risonanza. Quindi, la risonanza è la potenza della frequenza tagliata. Quindi, come vedete, noi abbiamo questa frequenza tagliata che va abbassandosi verso la frequenza fissata con la manopola cut. Mentre si muove, voi sentirete tutte le frequenze che scorre se aumentate la risonanza. Sentite di più queste frequenze che sono acute, diciamo, non sembrano molto belle. Forse se togliamo se mettiamo il filtro normale. Prima invece a togliere la risonanza. Il bello del basso di B303 è proprio questa risonanza, per cui toglierla. Diciamo che perde di senso. Terza manopola, qua c'è scritto End Mode. Diciamo che è da quanto lontano parte l'inviluppo della frequenza. Quindi in questo momento, quando io abbasso la manopola di cut, anche la frequenza iniziale la frequenza di taglio iniziale è bassa, è vicina a quella del cut. Se invece lo allargo, questo non è più vero, con un cut più basso parte da più alto e con un cut normale e qui la risonanza diciamo, comincia ad avere più senso. Ok, ultima manopola, decay, decadimento, ossia in quanto tempo si va da questa frequenza fissata a quell'altra frequenza del cut. Ci siamo divertiti, proviamo anche a 24. Scusate. Ecco, 24 la frequenza risonante è un pochettino più forte, quindi meglio non utilizzare valori così lontani. Ok, resettiamo tutto a quelli normali, tasto destro reset. Ok, come vedete poco fa abbiamo utilizzato lo slide. Lo togliamo. Qua abbiamo il dead. Parola un pochettino brutta per dire che non c'è questo inviluppo di frequenza, quindi se noi applichiamo il dead non ci sarà più inviluppo di frequenza, la frequenza del filtro sarà fissa.
Quindi c'è questo. Ultima cosa, un buon filtro ha chiaramente anche una distorsione. È quello che ho fatto qui. Riapriamo la... il Song Editor. Sì, eccolo qua. In questi Resonant. Se non erro, quello che ho fatto qui. Li ho un pochettino anticipati rispetto al resto, si sente. La distorsione manco si sente, probabilmente perché, ecco, infatti. In questo caso la distorsione l'ho fatta tramite gli effetti, non ho utilizzato questa distorsione. Quindi c'è questo effetto particolare. Ok, questo è l'LP302. Finalmente una puntata corta. Non ho più nient'altro da dirvi. Vi lascerò chiaramente questo progetto nella descrizione. Ok, sì, diciamo, funziona, si può lasciare. Perfetto. Vi auguro un buon studio di questo strumento e a meno che non voglio fermarmi di nuovo per fare altre cose, la prossima volta parleremo del mostro. Sì, sto saltando Mallets perché io ammetto di non aver mai capito se questo strumento è funzionante o no. Ammetto di non averlo capito, non ci riesco a capire se funziona o meno, è proprio... non lo capisco. Spero che sia, come dire, sbagliato e che lo devono aggiustare, però io non l'ho capito come usare. In ogni caso non è comunque molto usato. Quindi possiamo passare direttamente al mostro. Che è un sintetizzatore tutto particolare fatto da due schede, che farò non appena io stesso avrò capito come funziona veramente, perché è molto complicato, molto più complicato di Zinn volendo, perché è molto più piccolo. Ok, basta, sto allungando troppo il video. Ci vediamo alla prossima. Addio!